E sono 40. 40 che direte voi? Il mio compleanno. Ragazzi, magari fosse il mio compleanno e avessi solo 40 anni. In realtà sono 40 le puntate andate in onda di Due Ruote e un Cuore. E per arrivare alla mia età ce ne vogliono altri 22. Vabbè, ma non diciamolo troppo in giro. Importante è sentirsi giovani dentro e comunque mantenersi con lo sport. E il ciclismo è uno sport che mantiene giovani. In questa puntata vedremo la parte finale breve dell'incontro con il cardinale Zuppi, dove con un carattere tipicamente scientifico di questo programma ci spiegherà la differenza tra un corno e l'altro. E non solo, ma poi andremo a parlare, a incontrare, ben comodamente seduti a un bar, il campione del mondo. Un bar a Bologna, è sempre a Bologna. Bologna birichina. Il campione del mondo. Non quello, quell'altro. Non ci avete capito nulla? E guardate la puntata. Noi ci vediamo alla fine per salutarci e vedere un po' cosa succederà nella prossima puntata. A dopo. Napoletano, io 5 volte sono andato a San Gregorio almeno. Questi c'erano arrivano da lì. Un paccone di corni. Sì. Poi ci stava accanto un paccone di corni collaudati. Cambiava il prezzo, tipo 3 euro, 10 euro. Io chiedo, scusa, che vuol dire collaudato? Erano collaudati, quindi questo è collaudato? È coniato da Fratelli Capuano direttamente per noi, quindi dice collaudato perché la però il collega della polizia. Venite. Con la paletta anche in mano. Vabbè che c'è il prefetto. Senza blocchetto. Vedo che scattano dei riflessi. Ora tanto adesso anche. Palmare. Cheese, palmare. Abbiamo anche un po'. Grazie. Grazie. Signori, va qui. Ciao, anche con la bicicletta. Che si vede anche la bicicletta. Bravo. No, complimenti allora. Pensi che è uscito con la bicicletta. Facciamo anche con la bicicletta. È uscito dalla bicicletta. Chi si butta? Facciamo anche con la bicicletta che rappresenta il viaggio, perché c'è il Touring, il Politecnico, sì. Tutti i nostri messaggi. No, non posso essere di dietro. Si vede che c'era una teologa francese che ha scritto una cosa bellissima sulla fede come la bicicletta. E perché la bicicletta non può stare, per stare in equilibrio e devi correre, devi muoverti. Non c'è niente da fare, non la puoi mettere tipo appunto un arnese vecchio, ed è l'amore. Sostanzialmente, che per cui puoi anche fare delle cose incredibili, ma è molto intelligente. Anche se Damiano è stato per tanto tempo fermo sulla bicicletta, quindi... Ma quello io, cioè, da piccolo, da piccolo è la cosa che volevo fare di più, un po' qualcosa che imparavo, no. 49 minuti. 40 minuti in surplus. Ma è una eliminazione fra me e Gagliardoni. Dove andare ai mondiali, sì, no. Gagliardoni. E chi ha vinto? Io. Ha vinto contro Gagliardoni, era un mito per me. Sì, non potevi, non ci si può muovere più di 10 centimetri, com'è? Non potevi indreggiare più di 10 centimetri, quindi devi stare lì fermo. Oh, ma uno lo fa perché e poi lo scatta e frega l'altro per fare la volata da dietro. Per partire di dietro. Partire da dietro. 49 minuti. Cioè, perché l'altro che parte no, tecnica di gara. È sempre più danneggiato quello che parte, va dietro a quell'altro, capito? Tanto che secondo vedi tutti i movimenti e tu fai, puoi fare dei movimenti che lui non può vedere. Allora si faceva e si mollò prima lì Gagliardoni? Dopo 49 minuti? Mollò lui. Vedi, tu sei partito da dietro. Esatto. E quindi te l'hai fregato. No, perché... E non è napoletano per niente. Hai capito? Di dov'era? Di dov'era Gagliardoni? Di dov'è Gagliardoni? È Veneto, Cassapelle. Anche lì abbiamo il libro. Napoletani che battono i veneti. Succede una volta. Beh, 49 minuti fermi. Al sole.
E perché c'è pista all'aperto? All'aperto, è l'alberogramo di Como. All'aperto, Non è mica facile. Poi mi hanno battuto perché lo hanno fatto al velodromo a Vigorelli, però di sera. Si sono organizzati. Un'ora quasi hanno fatto. Si sono organizzati per farti fuori. I regole si vincono, se no che regole sono. Questo è il libro, professore del Politecnico ha preparato questo libro che richiama a tutti gli aspetti un po' della bicicletta, quella sportiva ma quella anche sociale, quella per chi in bicicletta non ci può andare, questi sono i ragazzi del Politecnico. Caspita, questi sono applicati, hanno fatto una specie di bicicletta. Sì. E anche quella per chi magari è svantaggiato, per la disabilità. Ad esempio la disabilità, eccetera. Quindi è tutto il concetto della bicicletta, delle ruote, dello spostamento. Questa è una stampa, siete sempre del professor, questo professor Marchis, che purtroppo è dovuto andare a fare una visita, sennò ieri era con noi, si intitola Ruote e pedali, è un po' il simbolo del nostro viaggio, lui è rappresentato in forma artistica, quindi la lasciamo anche lei questa. Grazie anche di questo, anche dell'arte. Impegnato anche lui nel... È fatta? Sì. Grazie. Bene, che il Signore vi benedica davvero. Grazie. E grazie a voi. Buona strada. Anche a lei. Grazie. Allora, buon lavoro. Bravo. Alla prossima viaggio. Noi da Bologna ogni giorno ci passiamo. Grazie. Finché lei è a Bologna. Poi dopo vediamo. La specie a Bacuni allora. Per voi uomini molto. Grazie. Arrivederci. Bravi. Buon lavoro. È giusto, è vero. Mi raccomando. Grazie. Grazie. Oh, non mi ammazzate, Schivare. Oppala! Poi, visto che fai tante domande, te ne farò una io a te. Grande Stefanuccio! Allora ragazzi, opla, due ruote e un cuore, Bike Channel, raccontiamo un po' tutto, dai, racconta. A parole tue. A parole mie. Stamattina un'alzata alle 4 per andare a prendere una levataccia, siamo andati a Carpi dove arrivate oggi. E poi mi ha dato una abbiamo fatto un trofeo baracchi, una cronotrocopia per arrivare qua. In tempo. Però tirava sempre lui. Vabbè, è un po' a Roma. Io stavo a ruota, perché io sono un limatore, capito? Io sono l'uomo degli ultimi 50 metri. Però è stato, guarda, veramente emozionante quando ho ritrovato tutto il gruppo, che ho rivisto tutti gli amici. È stato quasi emozionante, veramente. Allora, campioni, raccontatevi un po' come campioni. Allora. No, beh, i campioni sono quelli che fanno vedere per televisione. Peccato. Noi altri è tutta c'è scritto cose. Campione italiano. C'è sì. Scritto, Beh, io campione italiano, veterani dello sport, dei vecchietti, gli ex professionisti, ex dilettanti che fanno questo campionato. Lui ha vinto quest'anno a San Johann in Austria il mondiale vintage, che vinsi io 4 anni fa. Perché siccome da amatore così non vinsi a niente, beh, proviamo insomma nelle categorie quelle con le bici vecchie. Ma poi soprattutto magari... lui ci è andato perché lì ci sono degli ottimi ristori.
siccome lui ha una buona forchetta, ha unito l'utile al dilettevole. Quindi è stato prima sia a tavola ma anche sulla strada. A Carminuzzo meglio fargli investito. Un doppio petto che invitarlo a cena. E soprattutto perché devo fare da badanti e due. Ah, pure. Oh, siamo partiti col camper, che è un camper a 5 stelle. Siamo finiti a dormire. Stacchi che dormiva sul pavimento, lui sul sedile. Con le gambe per aria sul sedile. Però vi siete divertiti un casino. Beh, un mondo. Oh, non funzionava più nell'impianto elettrico, nell'acqua. Ma noi prendiamo così tutto il divertimento, Qui se di serio c'è più nessuno. Importante è portare a casa il risultato. Va bene, grazie. Grazie a lei. Complimenti a voi. È un cuore, è un programma autoprodotto che va in onda tutti i mercoledì alle 20:30, a parte oggi mercoledì che siamo andati in onda alle 20 per motivi tecnici. All'interno della trasmissione a volte si parla anche di prodotti o di biciclette o insomma di soluzioni per il ciclismo. La nostra idea è di ospitare, se qualche azienda sarà interessata, in questo spazio dei produttori o dei negozianti che abbiano dei prodotti o qualcosa da raccontare. Quindi se avete voglia di fare quattro chiacchiere con me, vabbè, qui c'è il mio numero di telefono e il mio indirizzo di email. Va bene, ragazzi miei, vi lascio, ci vediamo settimana prossima, sempre se ne avete voglia, oppure ci incontriamo via social. A presto!